Buongiorno da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre e il quasi che mi frega, in collaborazione con il solito ingegner Kowalski e eccezionalmente con la fidanzata Galina da Mosca, parliamo di un argomento che mi è stato specificatamente richiesto da un collega OM, novello, Italia Uniform 1 Quebec Eco Alpha, che voleva avere delle informazioni per quanto riguarda l'attività SOTA. Io nel mio piccolo provo a dare alcune informazioni, non tanto per quanto riguarda l'attrezzatura, che se mi interessasse posso dire la mia, cioè quello che è il mio punto di vista, ma per quanto riguarda le modalità di consultazione dell'archivio dell'Atlante Geografico sulle vette attivabili per il diploma, tra virgolette, SOTA, e le modalità di caricamento del log a seguito dell'attivazione. Scusatemi per la qualità video, ma col computer Pantegana non riesco a fare il caricamento diretto dello schermo, quindi mi tocca riprendere lo schermo e sicuramente la qualità video sarà pessima. Spero sia comprensibile. In descrizione metto tutti i link dei siti indicati. Buona visione e buona pazienza. 73. Allora, sempre per soddisfare la gentilissima richiesta di Italia Uniform 1 Quebec Eco Alpha, tutta la mia solidarietà per avere nel nominativo la Quebec, e auguri a farla capire. Vediamo un po' di parlare di alcuni aspetti dell'attività portatile, specificatamente riferita al SOTA. Non entro dentro la questione del SOTA internazionale, SOTA italiano, per me il SOTA è il SOTA. Quindi, innanzitutto è necessario registrarsi sul sito sotadata.org.uk, Uniform Kilo, per l'inserimento del log successivo all'attivazione. Non che sia indispensabile fare punteggio, ma più che altro dare soddisfazione ai cacciatori che hanno cercato di attivarci. Ok, metterò il link in descrizione del sito. Ma soprattutto la domanda è: quali cime, quali vette posso attivare? Allora, affiancato al sito ufficiale del sotadata.org.uk esiste l'Atlante SOTA, eccolo qua, e anche per questo metterò il link in descrizione. Allora, abbiamo la cartografia internazionale e ogni puntino rappresenta una vetta. Ok, oh, ci sono anche vette in Ucraina, e lì ci vuole del coraggio. Comunque, restando in argomento, vediamo la mia zona, il mio QTH è Borgo Val di Taro, Juliet November 44 Victor Lima. Facciamo un po' di ingrandimento, ok, Borgo Taro, e la vetta più vicina al mio QTH è il Monte Molinatico, che è una delle ultime cime SOTA che ho attivato. Allora, vediamo che abbiamo una colorazione della vetta che è in funzione, tra virgolette, del livello di difficoltà. Questo è molto relativo, perché a pari quota, a differenza della nazione, il livello, tra virgolette, di difficoltà è differente. Possiamo avere una vetta come il Monte Molinatico, clicchiamo in cima, perfetto, more, più informazioni. Allora, il Monte Molinatico 1500 metri, 1550 metri, mi vengono assegnati 4 punti nella stagione estiva, primaverile, autunnale, un bonus di 3 punti per la stagione invernale. Ricordiamoci, una vetta di 1550 metri. Ora,
torniamo indietro e ci facciamo un giro in Scozia, così diamo tempo al computer Pantegana di caricare. Ok, andiamo in Scozia e prendiamo questa vetta. Ok, mi vengono dati ben 10 punti più 3 di attivazione invernale, però è alta solo 1118 metri. Il tutto è riferito alla situazione morfologica della nazione in esame per quanto riguarda l'Italia. Per quanto riguarda l'Italia, una vetta di 1500 metri è una vetta relativamente bassa, e in effetti è così. In zona potrei attivare, cos'è questo? Alpe di Succiso forse? Sì, Alpe di Succiso, 2016 metri, solo 8 punti, solo 8 punti più 3 di attivazione invernale. Ok. Comunque, tornando a bomba alla mia zona, Monte Molinatico, mettiamo caso che io voglia attivare Monte Molinatico, clicco su More, quindi ho più informazioni, e mi dà le coordinate. Se io mi registro sul sito mi dà anche la distanza in linea d'aria, poco importa. Mi dà informazione sugli attivatori precedenti, c'è questo IZ4 Victor Quebec Sierra che ha attivato un sacco di volte, in precedenza Italia Zulu 5 Golf Hotel Delta. Mi dà il numero di QSO per banda, che può essere indicativo per sapere quali sono le bande più favorevoli relativamente, perché se ti capita sempre il solito IZ4 Victor Quebec Sierra che attiva solo in 40 metri, l'informazione è falsata. Ok, e qui traggo tutte le mie informazioni per il sito. Se voglio avere informazioni ulteriori, il SOTA Atlas mi fornisce anche un link diretto a Google per la vetta che mi interessa attivare, quindi ulteriori informazioni sia per la sentieristica che per l'ambiente e l'aspetto della vetta. Benissimo. Una volta che ho fatto la mia attivazione e che mi sono registrato sul sito ufficiale del SOTA, quindi ora io mi loggo, tanto la password è nascosta, ok, entro nel menu e ovviamente c'è la voce presentazione log, submit log, inserimento log come attivatore, compilo questa semplicissima scheda, cerco Italia, FGH Italia, regione Emilia Romagna, perfetto. La vetta, non mi ricordo il numero, 301, dov'è, eccolo qui, Monte Molinatico, perfetto, il mio nominativo che ho usato, la data, mettiamo il Z4, B, Q, S, la data, mettiamo oggi, 26, perfetto, e poi completo tutta la mia scheda. Il tempo, cioè l'orario di QSO, il nominativo del corrispondente, la banda, non serve indicare la frequenza, basta indicare generalmente la banda, quindi 40 metri 7 MHz, 20 metri 14 MHz, il modo, in fonia, perché io il CW non so cosa sia, esiste uno spazio per le note, cioè nostro riferimento, nostro punto di ricordo del contatto, che so, summit to summit o la corrispondente stazione in QRP, quindi QRP per QRP. Inserisco il log e poi tutta la registrazione avviene in automatico. È interessante perché passando su quest'altro sito di cartografia del SOTA posso vedere in seguito i miei contatti, ad esempio mappa
delle attivazioni. Per tutto questo metto sempre il link in descrizione. Ok, aspettate che scegliamo un po' il periodo. Gennaio, febbraio 2022, non è che ne ho fatte tante, ma però. Però ne ho fatte di attivazioni quest'anno. Allora, scegliamo, che so, un Lima Golf. Il 5 febbraio del 2022. Ok, una volta che ho inserito il log, ho tutti in rappresentazione grafica tutti i contatti che ho avuto durante l'attivazione. Dunque, Monte Fabei, ecco sì, questa è l'ultima. Ok, qui ho fatto anche i 20 metri, cosa più unica che rara, perché in 40 metri non si riusciva a fare niente. Benissimo. L'attivazione può essere fatta in qualsiasi banda radioamatoriale, quindi non ci sono di problemi, e in qualsiasi modo. Un'attivazione viene considerata valida dopo 4 QSO. Quindi direi che è molto facile portare a casa l'attivazione convalidata della vetta. Non che questo sia lo scopo principale, poi dipende. Per me è bello andarmi a fare la mia bella camminata, guardare dei posti che mi piacciono e portare con me anche la radio. Quindi fare di tutto uno. Ok, io spero di essere stato utile con queste seppur brevi informazioni. Se avete altri dubbi, sotto nei commenti fate le domande, se mi ricordo di leggerle rispondo. Da Italia Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, vinco quasi sempre, quasi che mi frega. Buona giornata, buoni DX, e 73.